Buddhist è questo, cioè, non sono, noi pensiamo che ci sia molto da fare sul tema dell'immigrazione. Ieri si è fatto un piccolo passettino in avanti, non è un passo decisivo, non è un passo finale, ma per come si era messa la situazione è un passettino in avanti. Io del passettino in avanti di ieri sono molto soddisfatto. No, non penso. Cioè, ci può spiegare? Se questa, se la domanda va bene, ma la risposta è sbagliata, allora non so che farne. Arrivederci. Ho fatto una meravigliosa discussione con una collega vostra che mi ha fatto, lei è molto soddisfatta, mi ha fatto un po' soddisfatto di ieri. E lei dice, no, non va bene. Ho fatto la domanda, la risposta è sbagliata. Ditemi. Che cosa si aspetta da questa giornata? Con quali presupposti torna in Italia sulla migrazione? Sull'immigrazione abbiamo detto ieri, stanotte, è stato un passettino in avanti, importante, per come si era messa la situazione molto importante. Ovviamente l'abbiamo detto fin da ieri e dai giorni scorsi, per l'Italia c'è molto molto da fare e non soltanto per l'Italia. Ieri però la discussione era importante non per l'Italia soltanto, ma per l'Europa. E quindi aver ribadito il principio che ci saranno 40.000 persone che, superando il principio di Dublino, saranno accolte dall'Unione Europea, questo è il punto importante, questa è la novità significativa, perché per la prima volta si mette in discussione il principio degli accordi di Dublino, che vuol dire, fuori dal burocratese, che cosa? Che non è soltanto il paese che riceve gli immigrati a doversene far carico. Questa è la novità che io considero una novità positiva. Naturalmente c'è molto 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 da lavorare, anche perché i numeri, lo abbiamo detto fin dal primo giorno, sono numeri ancora non sufficienti rispetto al grande tema, al grande problema dell'immigrazione. Però ieri l'obiettivo era quello di portare a casa il risultato di un'Unione Europea che non chiude gli occhi di fronte a questo problema, e allora sotto questo profilo risultato raggiunto. Però Presidente, per consenso che dovranno decidere la ripartizione tra Stati membri, per consenso significa che c'è un diritto a divergere, se un paese non è d'accordo non lo accetta. Questo era, la solidarietà è rimasto in qualche modo almeno nella ripartizione, anche se dunque, 40.000 sono stati. Esattamente, il tema però era quello, perché se si fosse accettato il principio su base volontaria non avremmo ottenuto il risultato dei 40.000. Il risultato dei 40.000 è ottenuto, per come è andata la discussione probabilmente ci sarà qualche paese che farà di più e altri che faranno di meno o viceversa, però il punto centrale per noi ieri era evitare che i 40.000 fossero su base volontaria, perché se i 40.000 fossero stati su base volontaria voi capite che sarebbe stato sostanzialmente un impegno scritto sulla sabbia. Invece nel momento in cui i 40.000 sono non su base volontaria, poi la discussione interna, le modalità interne con cui 5 li prende un paese, 10 li prende un altro, è sicuramente molto importante, una discussione tecnica, ma fin dalla bozza di ieri mattina stava nella decisione che dovrà essere presa poi nel mese di luglio dai ministri competenti. Quindi sinceramente penso che sia un ottimo risultato rispetto, ripeto, all'obiettivo che ci eravamo dati. Il lavoro da fare è ancora numeroso, è da fare un lavoro in Libia, stiamo lavorando tanto noi per trovare un accordo in Libia, c'è da fare un lavoro di controllo del Mediterraneo, c'è da fare un lavoro di accoglienza di chi ha diritto, di rimpatrio di chi non ha diritto, di accordi internazionali per garantire cooperazione internazionale e rimpatrio, quindi abbiamo fatto molte abbiamo molte cose da fare ancora, ma questo è il punto centrale, per la prima volta dopo che gli accordi di Dublino, posso dirlo, accordi per me sbagliati, accordi sciagurati, firmati ahimè anche dall'Italia, prevedevano che soltanto l'Italia dovesse farsi carico del problema, soltanto l'Italia naturalmente per l'emergenza che ci riguarda, dopo che c'era questo accordo, ora per la prima volta c'è un accordo diverso, e cioè c'è la consapevolezza da parte degli altri paesi di dover dare una mano. Uno potrà dire, ma 40.000 sono pochi, e questa è una posizione che anche io condivido, ancora non sono tanti, ma è un passaggio incredibile, direi molto forte, più per l'Europa che per l'Italia, perché l'Europa segna un principio, per l'Italia è un aiuto, un piccolo aiuto, e c'è molto da fare, lo faremo. Sì, lei continua a chiedere compattezza intanto al fronte interno, quello dei governatori, per esempio, fino all'estate non cominceranno effettivamente la redistribuzione, quindi c'è da
tenere il fronte interno? No, non ripartiamo con la stessa domanda di ieri sera alle 3:30. La discussione è molto semplice. L'estate, che peraltro come noto è già iniziata, vedrà l'inizio della ridistribuzione, ma il principio di una compattezza del sistema politico italiano vale a prescindere, perché tu non puoi affermare che sono giuste le divisioni interne ai singoli paesi e poi non essere disponibile a dare una mano in questo senso. Detto questo, noi stiamo lavorando perché l'Italia abbia una posizione compatta, unita, forte. Mi pare che il risultato sia arrivato. Le polemiche quotidiane le lasciamo fare a chi ha tanto tempo da perdere. Noi abbiamo bisogno di portare a casa dei risultati. Oggi ce n'è stato uno, adesso andiamo a parlare di ora andiamo a parlare di mercato digitale, che è molto importante perché è un altro pezzo del ragionamento fatto dall'Italia. L'Europa che non è soltanto il luogo della, come posso dire, austerità, del rigore del budget. L'Europa è anche e soprattutto un luogo che deve parlare di crescita, di innovazione, di investimenti nel futuro. E per questo adesso vado. Non vorrei che mi scippassero l'agenda digitale mentre sono... Lei però ha già due domande di fila. La commissione degli Stati membri su questa cosa è stato deluso da qualcuno dei leader su questa discussione sull'immigrazione? E come giudica la commissione? No, è stata una discussione molto accesa, molto forte, in totale sintonia con il presidente Juncker e con l'alto rappresentante Mogherini. Abbiamo lavorato in grande sinergia con Jean-Claude e Federica. Se l'ultimo. Ultimissima cosa, solo è preoccupato per agire lunedì mattina ai mercati rispetto a quello che può succedere nel fine settimana? Sulla Grecia. Qui stiamo sulla Grecia? Sì. No, perché non ho mai visto i mercati particolarmente sensibili alle questioni migratorie, diciamo. No, però per carità, magari va bene così. Vediamo, penso e credo che si possa arrivare a un accordo. Noi lavoriamo per arrivare a un accordo, per cui il nostro obiettivo è che da qui a domenica l'accordo ci sia, domani c'è l'Eurogruppo, quindi se vuole la mia previsione è una previsione di ottimismo. Presidente, sulla... Werner, please, come here. Now Werner Feynman, the number one, the Chancellor of Austria.